Avete visto quante belle opere che fanno i detenuti piccoli e grandi nei carceri della Campania. Quindi un ringraziamento a tutte le persone che lavorano affinché la pena abbia anche una funzione rieducativa. Ed è proprio in quest'ottica anche che ho voluto fare la nomina di Pietro Ioia come garante, cioè come messaggio che chi ha sbagliato può diventare testimone di giustizia. Non capisco perché viene data una lettura di contrapposizione a questa nomina, che invece va proprio nella direzione della composizione di quelli che sono stati anche dei conflitti sociali, per provare a trovare mediazioni, armonie e leale cooperazione tra tutti. Tante critiche, però ieri poi c'è arrivato il sostegno del Presidente della Camera, Fico, che ha detto è giusto che chi ha pagato possa avere un'opportunità. Ma devo dire che i sostegni sono stati molti, Secondo me la critica ci può stare, con un pensiero diverso, anche io sono stato, come dire, combattuto, c'erano dei profili interessanti, ma penso che c'è stata anche un po' troppa strumentalizzazione politica. Non è mai capitato di vedere che un leader politico, ex ministro dell'interno, vada a fare un comizio in un carcere. Chi lo sa che ne pensa il ministro della giustizia di tutto questo? Perché non mi sembra una cosa proprio normale. Il ministro della giustizia, oggi i sindacati della polizia penitenziaria hanno chiesto a Bonafede di impugnare l'atto da lei firmato. Chiedessero quello che vogliono, non lo so, ma non capisco perché tutta questa preoccupazione. Io sto dalla parte della polizia penitenziaria, dalla parte di Pietro Ioia, dalla parte della giustizia e dalla parte anche di quelli che hanno sbagliato e che vogliono non sbagliare più. Vedo troppa strumentalizzazione politica, soprattutto, diciamo, bisognerebbe abbassare un po' i toni, altrimenti inizio a pensare che qualcuno ha paura del garante dei detenuti. Non ha paura di che? La giustizia di verificare se si può consentire a un ex ministro dell'interno di fare un comizio in un carcere. Non si è mai verificato nulla di questo, lo trovo molto grave, forse là bisognerebbe concentrarsi a chi ha consentito questo, a chi l'ha cavalcato e a chi pensa, come dire, di utilizzare delle funzioni per attaccare il sindaco di Napoli. Grazie.